Il titolo che potremmo dare a questa, chiamiamola così, triade di trittico di discorsi potrebbe essere I principi della nostra pratica meditativa. Come la facciamo e perché la facciamo? Allora, come è abbastanza semplice, il perché, e qui ci apriamo a tante cose, ma vedremo di dire qualcosa di utile. La prima cosa utile che penso che possiamo dire è che può essere anche rincuorante, forse, no? Ricordarci che il Buddha ha iniziato proprio come abbiamo incominciato noi. Cioè con questa aspirazione a trovare una condizione che di solito viene definita di felicità. Sapete che a me questo termine non è che piaccia un granché, perché sembra un po' riduttivo, poi viene caricato dei nostri significati abituali, no? Quello che noi intendiamo come felicità, che è diverso per tutte le persone. Allora, potremmo invece vederla un attimo così, questa cosa. Il Buddha ha iniziato da una condizione che penso sia comune a tutti noi. C'è un senso, una sensazione che manca qualcosa. Che le cose così come sono non sono poi così soddisfacenti o non sono più soddisfacenti come erano. Questo senso di mancanza, di qualcosa che non è proprio a posto. E infatti questo è il significato più, uno dei significati che si dà al termine dukkha. Sofferenza, che in realtà anche la traduzione sofferenza è un po' riduttiva, insomma, indica un qualcosa che non è completamente a posto. A volte viene proprio visto come dukkha, viene visto come la ruota di un carro che gira fuori asse, fondamentalmente. Non gira perfettamente come dovrebbe o come potrebbe. E questo ci dà più l'idea, secondo me, no? Che il carro va avanti, sì, però con una certa difficoltà costante. Potremmo dire che, vabbè, un carro non lo fa, ma zoppica un po', fondamentalmente. E quindi questa è l'esperienza comune che noi abbiamo con il Buddha. Che aveva proprio iniziato la sua ricerca da questa condizione esistenziale. Adesso non vi racconto la storia del Buddha di nuovo, perché se no non la finiamo più, poi l'avremmo sentita 1.000 volte, e se qualcuno non l'ha mai sentita me lo dice, gliela racconto in separata sede, da un'altra parte. Però quello che ci interessa è che dopo un cospicuo iter di ricerca personale, il Buddha realizza un qualcosa che noi potremmo definire la fine di una condizione di confusione mentale. Finalmente c'era chiarezza nella sua mente e nel suo cuore, una chiarezza talmente profonda che era, si definisce così, incondizionata. Non era più soggetta a cause e condizioni esterne. In maniera radicale erano state rimosse quelle che nel buddismo si vedono come le radici di questo senso di che non è tutto a posto, cioè vengono identificate con i tre veleni fondamentali, che sono, tradotti così in italiano, l'avidità e la sua costellazione, la rabbia e la sua costellazione. E appunto l'ignoranza, ma la traduzione che mi piace sinceramente di più in italiano è confusione mentale. Che
cos'è questa confusione mentale che il Buddha aveva finalmente sradicato, sconfitto, radicalmente? Beh, per dirla in breve, è questa idea che esiste un protagonista. Mettiamola così. Che c'è un io, un soggetto che esperisce cose belle, cose brutte, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi il Buddha aveva eliminato radicalmente, una volta per tutte, questa falsa identificazione. Il che non vuol dire che si fosse poi dissolto in una bolla di sapone, tanti saluti e arrivederci. Beh, no, aveva continuato anche in maniera neurofisiologica e psicologica a funzionare piuttosto bene, anzi molto meglio di prima, trascorrendo più di 40 anni poi a predicare, no? Nella parte del nord dell'India, quella che oggi è il nord dell'India, ecco, insomma, no? E quindi questa faccenda che scompare questo protagonista non è che diventa un handicap nel quotidiano, no? Ma anzi, in maniera bizzarra e potremmo dire paradossale, facilita le cose nel quotidiano a livelli di solito mai immaginati. E già qui ci scontriamo con una dimensione che, insomma, cognitivamente e intellettualmente qua non è che tornino tanto i conti. Ecco. E anche tante scuole psicologiche, giustamente, bisogna avere un io solido. E il Buddha dice: no, guarda che non c'è nessun io. E questo risolve radicalmente tutti i suoi problemi, no? È una visione radicalmente diversa. Poi, ovviamente, bisognerebbe andare a vedere, secondo le varie scuole psicologiche, cosa si intende per io, bla 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 bla, ma non la finiremmo più, quindi, non è che uno esclude l'altro tra le altre cose, quindi. Allora, la cosa che ci interessa molto, perché noi tentiamo di fare questi discorsi per riportarli sempre alla nostra pratica, cioè quello che facciamo qua, dalle 5 del mattino alle 10 di sera. Ecco, detto in parole povere, perché se rimane soltanto un'esposizione metafisica, magari molto raffinata, bello sì, ma sinceramente, ecco, no? Almeno io non ho questi interessi accademici più di tanto. Allora. Il Buddha aveva sradicato questa confusione mentale fondamentale a cui tutti noi siamo soggetti, in perfetta buona fede, noi facciamo il meglio che possiamo, ma se abbiamo gli occhiali sbagliati o appannati, vediamo in un certo modo. Quella è la visione dell'io mio, chiamiamola così, che il Buddha poi aveva scoperto essere fondamentalmente un costrutto. Vedremo poi meglio in altre puntate di questo racconto. Ma la cosa che ci interessa, dicevo, tutto il suo insegnamento era stato poi un indicare fondamentalmente tre modi, tre modalità in cui noi possiamo investigare la nostra esperienza e correggere il modo con cui noi guardiamo le cose. Allora, possiamo realmente affermare che il nostro problema fondamentale è un problema relazionale. Il Buddha era chiarissimo su questo. La felicità o l'infelicità, la pace o la non pace, chiamiamola come vogliamo, non è nell'oggetto. Che sia dei nostri desideri, come raccontava una canzone, no? O da altre parti. Ma è nella relazione con qualsiasi cosa si presenti nel nostro campo di coscienza. Questa è una visione radicalmente diversa dal solito. E quanto spesso noi ci ritroviamo nella nostra ignoranza a pensare che quando solo le cose andranno come dovrebbero andare, questo lo dico sempre ridendo, tra parentesi, cioè come voglio io, chiusa parentesi, allora sì che sarò
soddisfatto, sereno, contento, Vedremo un po' poi i limiti oggettivi di questo modo di pensare. Primo perché non è vero. E qui incontriamo appunto i tre modi che il Buddha ha indicato per esplorare ciò che ci capita. Quali sono questi tre modi? Ebbene, sono le tre caratteristiche universali dei fenomeni condizionati, che sono aniccia, l'impermanenza o inaffidabilità, dukkha, la mai completa soddisfazione, perché le cose cambiano e sono inaffidabili, e questo non ci piace un granché, ci lascia sempre un po' insoddisfatti. E la cosa più sconvolgente è anatta, cioè questo non sé, che le cose non sono poi così personali come pensiamo di solito. Si può anche tradurre a volte che le cose inteso quello che ci capita, tutto, tutti i fenomeni condizionati hanno una loro vita propria e se ne infischiano di quello che vogliamo noi, che ci piaccia o no. Lo so, è una scoperta sconvolgente, ma tutti lo sappiamo. Nonostante ci sia una costante negazione a livello individuale, psicologico, sociale, economico, perché da che mondo è mondo l'essere umano si affanna a ricercare, tra virgolette, felicità in un controllo costante e totale del mondo circostante, con questa profonda convinzione che quando sarà così, le cose certo che andranno bene. È mai capitato una volta nella storia? No, assolutamente no. Ma noi continuiamo con questa beata ignoranza, chiamiamola così. E qui, insomma, perché? Ma è anche comprensibile. Se non abbiamo alternative, facciamo il meglio che possiamo. Con quello che siamo, con quello che sono le nostre potenzialità, le nostre capacità, ci mancherebbe altro. E allora la cosa bella dell'insegnamento del Buddha è che in maniera curiosa e radicale lui indica tre modalità di liberazione, cioè tre modi o strumenti per poter indagare quello che noi potremmo chiamare la nostra vita, il nostro vissuto, cioè come ci relazioniamo con le cose, in maniera diversa dal solito, queste tre cose. Allora, la prima cosa, torniamo alla pratica di meditazione. Stamattina sono state date dei suggerimenti di pratica, concisi e spero piuttosto chiari, ma li vedremo ancora per 10 giorni, perché qui non è che parliamo d'altro, poi ecco, insomma, no? Si spera di chiarire poi meglio questa cosa. Allora, questa mattina le istruzioni, la prima cosa che uno inizia veramente a sperimentare è questa faccenda dell'impermanenza. Io amo, se, per quanto mi è possibile, semplificare le cose, perché a volte credo realmente che, come capita in tutte le professioni, no? Che sia in medicina, in legge, eccetera, poi ci si appassiona a parlare in medichese, in legalese, eccetera, eccetera, eccetera. O nel Latinorum, no? Di manzoniana memoria, che aveva solo la funzione di escludere quelli che sta roba non la capivano, ma non che l'altro ne sapesse di più, ma si inventava le cose, assolutamente, no? Invece, semplifichiamo le cose, ci mettiamo lì a praticare, ok? Istruzioni di base. Sentiamo. C'è una conversione della nostra presenza rivolta sempre all'esterno. Prima ci rendiamo conto, questa mattina abbiamo ascoltato i suoni, no? Il processo dell'udire. Tanti stimoli sonori diversi anche in questo momento, no? Tutta questa roba però è riassunta nel processo udire, udire, udire. Okay. Dopo un po' abbiamo tentato di rivolgere la presenza all'interno. Chiamano di solito sensazioni propriocettive, queste.
la periferia corporea. Non è stato suggerito di pensare alle proprie mani o di pensare ai propri guteri, è stato suggerito di sentirli. No? È qualcosa di molto reale e di poco virtuale, forse per questo non ci interessa un granché. E ci è molto molto vicino, è una cosa molto intima, è un'esperienza intima questa, eh? Sviluppare intimità con se stessi, hai visto mai? Che magari fa bene alla salute? Questa dimensione sconosciuta, che non è ideale, ma molto più reale del solito. Cosa sto sentendo in questo momento? Non pensando, sentendo. Esperienza sconvolgente per la maggior parte delle persone. Poi, come se non bastasse, sono stati dati altri consigli sconvolgenti. Appoggio una mano sull'addome e sento l'addome che si muove quando respiro, magari in maniera anche molto impercettibile. Ok? Non sento niente di solito, sentirai, non ti preoccupare. Non è che è un movimento gigantesco, può anche essere piccolino, va bene lo stesso, no? Impercettibile. Non c'è niente da controllare, va bene così com'è. Sta già capitando. È fondamentale questo aspetto, eh? Non controllo, ascolto. Non ci si mette tanto facendolo ad accorgersi che non sono io, ma il respiro va da sé. Questa roba si chiama anatta, non sé. Niente di che, eh? Prima c'era una completa identificazione. Poi il suggerimento della pratica è di iniziare a sentire, a osservare, no? Allora, se quella roba lì diventa un oggetto, vuol dire che c'è un soggetto che non è l'oggetto. Ma questo non per fare filosofia, voglio dire, è molto semplice, no? Se c'è un qualcosa che viene osservato, vuol dire che ci sarà un osservatore da qualche parte, no? Ok. Abbiamo già fatto un passo, importante, nella pratica, fondamentale. È possibile sviluppare con la pratica questa posizione dell'osservatore, che non è identificato con quello che guarda, ma c'è uno spazio tra i due, quello spazio si chiama non sé, anatta. Okay? Ogni qualvolta noi riusciamo in questa roba, noi stiamo esperendo anatta a un certo livello. Non c'è più identificazione. Attenzione, questo non vuol dire che quello che viene osservato mi debba piacere. Primo grosso ostacolo. Ah, per carità, no. Ha detto uno, medita, si rilassa. Beh, sì e no. Certo che si rilassa, ma in maniera molto più radicale e profonda rispetto a quali sono le sue aspettative. Rilassamento uguale, finalmente le cose vanno come voglio io. Mi posso rilassare. Ma vedete quanto è fragile quella roba lì? Il Buddha propone un sentiero radicale. Non gli interessava, anche se era diventato bravissimo, a mettere così in frigorifero tutte le cose sgradevoli, attraverso pratiche di samatha, di assorbimento, che sono utilissime, in cui lui era bravissimo. Si sa, storicamente, il Buddha aveva studiato con due dei maestri più rinomati di queste tecniche del periodo, era il più bravo di tutti, gli avevano chiesto di insegnare, lui ha detto bello sì ma no grazie, perché a me non soddisfa completamente questa cosa, io la sofferenza la vorrei sradicare, non metterla nel freezer, perché poi quando esco da lì io ritorno a essere il caro vecchio Siddhartha, Gautama Siddhartha, che continua a soffrire come prima. Molto utile, attenzione. Il Buddha poi ha continuato a praticare anche Samatha per tutta la vita. Vedremo poi in altri discorsi più avanti, perché ha continuato a sentire gli effetti di quello che viene definito un kamma passato, un'azione passata sul suo corpo per tutta la vita. Ci raccontano che soffrisse di mal di schiena e di mal di testa. Ed era il Buddha, cioè ecco, non so se ci rendiamo conto.
E allora si vede che, non so, in quel periodo non esisteva ancora l'aspirina o la Novalgina, quando non ne poteva più ricorreva a stati di assorbimento per prendersi un attimo di pausa rispetto a una sofferenza nel corpo. Ma oramai la sofferenza era solo nel corpo, non è che la faccenda gli turbava la mente, ecco, insomma, no? Non c'era più una relazione con quello che stava accadendo, che era la solita. La solita è binaria, o è attaccamento per ciò che è percepito come gradevole, o è avversione per ciò che è percepito come sgradevole. Rivoluzione incredibile, è possibile una terza via, presenza a quello che c'è, che ovviamente è intrisa, come dicevamo in alcuni colloqui, delle qualità della metta, della benevolenza. E quella roba lì ha un potere guaritivo straordinario. Terapeutico proprio, eh? Che vedete quanto è radicalmente diverso dalla solita mente condizionata, che vuole far fuori quello che gli dà fastidio? E beh, qui no, eh? C'è un atteggiamento radicalmente diverso, avendo sperimentato e visto in profondità che l'altra modalità non funziona. La modalità qui proposta è radicalmente diversa. Ed è, se vogliamo usare questi termini, di presenza, una presenza che ha le qualità dell'accoglienza, dello spazio, della pazienza, del non giudizio, eh? Dei tempi che non sono miei, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo visto questa faccenda che non bisogna fare 45 anni di pratica meditativa, eh? Ti metti lì, segui le istruzioni, dai un'occhiatina e dopo un po' ti viene questa idea brillante che dici, Urpo, il respiro va da solo. No. Invece del solito, mi hanno detto che respiro male, no? Ah, respiro soltanto toracico, dovrei sbloccare il diaframma, perché così. Quello è pensare, 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 pensare. È l'industria del disagio, ecco, mettiamola così, buttare benzina sul fuoco. Quello che c'è non va assolutamente bene, bisogna cambiarlo, guarire, mettere a posto, capire, eccetera, eccetera. Quando capiterà, ovviamente non capiterà mai, allora starò bene. La proposta qui è radicalmente diversa. Esattamente in questo momento, con esattamente quello che c'è, è possibile una pace incondizionata. Beh, insomma, mica male, no? È talmente radicale come visione che viene raramente presa in considerazione, per carità, perché la nostra confusione è tanta e va bene, ma poco alla volta, ci alleggeriremo, eh? Quindi la prima cosa che noi vediamo nella pratica è che sviluppiamo nella pratica, perché non è, ah, ho capito tutto, il respiro va da solo, ma insomma, pensavo ci volesse di più, siamo al secondo giorno di ritiro, me ne torno a casa, che si è visto, no? L'estinzione della sofferenza, beh, no, è un po' più articolata, ecco, la faccenda. Però un primo approccio è, oh, mi accorgo che le cose non sono sempre uguali, chi l'avrebbe mai detto? Cambiano. E cambiano indipendentemente dalla mia volontà, nel bene e nel male, anche non è tutta una valle di lacrime, ecco, non so come dire. Meno male, anche il mal di testa passa, ma bello, bella cosa. Non è che ci disturba questo pensiero, ci disturba il pensiero, non mi verrà mica un mal di testa, ecco, che non c'è ancora, ma per non perdere tempo, iniziamo a sviluppare ansia subito. Che hai visto mai che poi magari ci manca? No. E facciamone subito una riserva, no? Che almeno così siamo al sicuro, no? Poi vedremo, ma chi è che si deve sentire al sicuro? Secondo il Buddha non c'è nessuno, e questo è affascinante, come cosa. Quindi il Buddha suggerisce tre modalità in cui noi possiamo investigare la nostra esperienza e correggere la modalità con cui noi guardiamo le cose, ci accostiamo alle cose, le cose che ci capitano. Il nostro problema fondamentale è un problema di relazione. Perché? E lui indica tre vie specifiche per uscire da sto problemaccio.
Che cos'è questa ignoranza? È prendere ciò che è impermanente per permanente, ciò che è sgradevole per gradevole e ciò che è impersonale per personale. Abbiamo tre abbagli micidiali. Imperfetta buona fede. Non è colpa di nessuno, in questa tradizione non c'è l'idea di colpa. C'è l'idea che si prendono abbagli, e a causa di questo si soffre. Ed è un peccato, come direbbe la tradizione cristiana. Perché è un peccato? Perché potrebbe essere molto più bello, e invece è un peccato. Peccato. Abbiamo visto questa faccenda che, chi l'avrebbe mai detto, attraverso la pratica iniziamo a osservare che le cose sorgono e scompaiono, indipendentemente dalla nostra volontà. E si inizia con cose terra a terra. Siamo lì seduti sul cuscino. Com'è che appoggi i glutei? Tutti e due uguali? Sì, no? Mi vengono le formiche ai piedi, quelle cose lì, no? E la mente inizia a pensare, pensare, pensare. E la fine. Scarsa irrorazione, qui c'è una cancrena. Fa ridere detto così, aspettate il quinto giorno del ritiro, il settimo, no? Un piccolo fastidio nella nostra mente diventa un filmone, un colossal, in cui ovviamente noi siamo i protagonisti, no? Di solito di una tragedia. Raramente di una commedia. Non è che ci facciamo quattro risate. Oh, 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 oh. Guarda che pensiero che mi è venuto, ma come ho fatto a crederci per tutti questi anni? No, assolutamente no. E c'è una fede cieca in quello che ci racconta la nostra testa. Poi non è assolutamente vero. Perché noi sappiamo che nella pratica si sviluppa una mente che si raccoglie. Una mente più raccolta, più concentrata, ha il potere di amplificare le cose, inclusa la nostra percezione. Quindi magari un qualcosa che nel quotidiano non ci avrebbe minimamente scosso, non ce ne saremmo neanche accorti, qua diventa un'esplosione atomica, ecco, mettiamola così, no? Mentre ero così in coda per andare a mangiare, quello davanti a me mi ha guardato storto. Magari non c'aveva gli occhiali, non ci vedeva bene, ecco, insomma, no? Ma il mio trasforma questa roba sempre in una cosa, in qualcosa di personale. E questo è affascinante, eh? Non gli viene il sospetto che questo c'ha i suoi problemi, non mi ha neanche visto. E no, per il mio è una tragedia non essere visto. Non è accettabile come cosa, eh? L'importante è essere protagonisti. Anche di una tragedia è preferibile che essere lì, boh, poi in disparte, no? No, no, no. È un meccanismo perverso, eh? Si chiama la fabbrica della sofferenza, questa roba qua, eh? Che è autoprodotta e autoinflitta da qualcuno che non esiste. Siamo all'apice della creatività, della genialità. Perché l'Homo sapiens sapiens mica scherza, eh? Cioè, quando gira bene, insomma, ha anche fatto delle belle cose, insomma, Requiem di Mozart non è così orripilante, ecco, insomma, no? E quando gira un po' meno bene, che è la maggior parte del tempo, perché i Requiem di Mozart non è che ce ne sono tanti nella storia dell'umanità, ecco, no? E si produce invece tutto questo ambarambambam, no? Scarsamente interessante, altamente tossico e incredibilmente personale. E beh, una meraviglia, ecco, come menù, ecco, insomma. No? C'è per fortuna questa posizione dell'osservatore che sviluppiamo nella pratica, che è già meglio dell'identificazione, meno male. Ma non è l'ultima parola. Perché anche se questo osservatore osserva appunto che c'è sto via vai di roba, e non è che sia proprio una facile, no? Senza identificarsi più di tanto, c'è comunque quest'idea antica, no? Che comunque sono sempre io, no? C'è quell'io che io ero
Piero piccolo bambino, molto carino tra le altre cose, come tutti i bambini ovviamente, insomma, no? Che poi cresce e diventa adolescente, l'esplosione della pubertà, lì iniziano i problemi, ecco, di solito, insomma, no? Poi l'età adulta, la vecchiaia incombente, beh, uno sfacelo, ecco, praticamente, insomma, no? Che diciamo che la trama sappiamo come va a finire, ecco, insomma, un po' per tutti. E se non ci fosse un protagonista? Ah, questo è interessante, lo vedremo meglio in altre puntate. Un filmone senza protagonista, bella come cosa. Pratica, mi rivolgo all'interno, osservo che tutto ciò che io esperisco sorge e scompare, sorge e scompare, sorge e scompare. Più si va avanti nei giorni di ritiro, più c'è questa sensazione e più si inizia a vedere quanto rapidamente capiti questa cosa. Sensazioni fisiche, stati d'animo, pensieri non ne parliamo perché lì no, sono a getto continuo. E come noi ci crediamo sempre, a quello che ci racconta la nostra testa, al nostro stato emotivo, eccetera, che poi magari è radicalmente diverso, poco dopo. Un esempio che io facevo spesso, un po' che non lo faccio, quindi lo rifaccio. Insomma, i pensieri che ci vengono in quei risvegli notturni delle 3 del mattino di solito sono diversi di quelli che abbiamo a mezzogiorno. Per fortuna. Insomma, no? Ma nonostante ciò, abbiamo questa bizzarra abitudine a crederci. Sia quelli delle 3 del mattino che a quelli del mezzogiorno. Ecco, insomma, no? Ci sfugge questa faccenda che cambiano radicalmente, no? Come cosa? La sviluppiamo nella pratica, questa capacità di credere un pochino meno a quello che ci racconta la nostra testa. Perché iniziamo a vedere nella pratica che ce ne racconta di tutti i colori. Noi veniamo qua, non facciamo altro. Si spegne lo smartphone. La televisione non c'è, ma parlo di tempi andati, non esisterà neanche più la televisione, penso oggigiorno, non lo so. No? Beh, non andiamo a ballare, no? Canti vari qui sono proibiti, giustamente, a parte quelli di Metta che vanno bene. No? E che faccio tutto il giorno? Guardi questo cinematografo interiore, no? E guarda un po' cosa succede. Hai visto mai, no? Che forse, ma i serial che vengono proiettati sono tre di solito, secondo il mio insegnante che è venerabile Suggiva. Abbiamo il serial che ha a che fare con le relazioni, il serial che ha a che fare con il mondo del lavoro e quello che ha a che fare con la salute. Tre canali. Insomma, no? Che ripetono all'infinito gli stessi episodi. E i ritiri sono fatti apposta per guardarla, sta televisione interiore, con presenza, per vedere dopo un po' quanto questa roba sia di una noia mortale. Il termine educa sofferenza. Insomma, no? Non è che poi così appassionante in senso come lo intendiamo di solito, ma in realtà è uno stress terrificante, no? Che noi ci riproiettiamo in continuazione. Pensiamo a come funziona un insulto. Qualcuno ci guarda leggermente storto, ok, o magari ci insulta proprio, perché il mondo è pieno di gente ottenebrata, inclusi noi stessi, che insultiamo anche gli altri. Ok? Tutto subito siamo praticanti. Tutto sorge e scompare, che vuoi che sia. Gli metto l'etichetta. Non come questi poveracci che non hanno la pratica. No? Noi siamo, insomma, abbiamo il vaccino, ecco, non so come dire, i mudinzani, no? Verso le 10 del mattino ci torna un po', ci rode un attimo, no, questa faccenda. Però quello lì,
che diritto aveva, in fondo. Ci distraiamo un po' con varie altre cose, poi ci fermiamo un attimo, pranzo, tac, ritorna sta roba qua, insomma, no? Rovinandoci il pranzo, ovviamente, perché no? Quello lì. Insomma, telefoniamo agli amici. Sai cosa mi è successo? Quello è buttare benzina sul fuoco, eh? Buttare benzina sul fuoco. Arriviamo alla sera che siamo in uno stato pietoso, ecco, perché se continua questa proiezione. Allora, questo ci ha insultato una volta, noi facciamo questa replica nel corso di una giornata, alcuni milioni di volte. Guardate che per la nostra struttura cerebrale, l'esperienza reale e l'immagine di quella roba è la stessa cosa, eh? Non è diversa, eh? Il grado di stress provocato è esattamente lo stesso. Vedete, qui si inizia a intuire cosa il Buddha raccontava quando diceva che tutto è un'illusione, in fondo, no? È molto interessante, almeno per me. E quindi abbiamo ancora questo senso, ci sono io comunque. Allora, questa identità ha varie sfaccettature. La più grossolana è quella, questo povero corpo, insomma, no? Insomma, abbiamo poco da raccontarcela, sì, ma io sono il mio corpo, dai, no. Cosa ci stiamo a raccontare qua? No. È ovvio, no? Beh, no, non è ovvio, è un abbaglio, bisogna vederlo più da vicino con la pratica, vedremo poi meglio a livello classico buddista cosa si intende con questa faccenda che è un abbaglio. Faccio la preview, secondo il Buddha noi siamo un assemblato, un aggregato appunto di cinque componenti. Dicevo in un altro discorso, nel ritiro precedente, che insomma no, noi comprassimo all'IKEA lo scatolone Piero, troveremmo dentro cinque componenti, ecco, insomma, no? Che poi uno con le fogliette di istruzioni più o meno se lo monta e viene fuori Piero. No? Ma dentro non c'è Piero. Ci sono cinque componenti che, se va bene, assembliamo più o meno bene. Ma c'è questa idea qua, no? Quindi il corpo. E poi c'è il nostro io emotivo, no? E quanto è potente quello lì, lo sappiamo benissimo. Io sto facendo delle distinzioni didattiche, ricordiamocelo sempre. Non è che il corpo sta da una parte, quello emotivo sta, non si capisce a casa di chi, appare ogni tanto, poi se ne va in vacanza. No, no, sono sempre copresenti queste cose e assolutamente il Buddha aveva questa bella immagine. Allora c'è nama e rupa, la mente e la materia, che sono distinte, perché è nama la mente che conosce, rupa la materia non conosce un accidente, assolutamente. Però nama e rupa sono, come dire, interrelate come l'acqua e il latte. Sono assolutamente distinte, ma profondamente correlate e interrelate. E quindi c'è questa profondissima correlazione, chiamiamola così. Ed è uno stato di ignoranza non vedere questa distinzione. Ma nella pratica lo si vede poi. Chi è che conosce? È nama, la mente conosce. E il suo mestiere? Chi è che conosce la panza che va su e giù? Io? No. Secondo la tradizione dell'Abhidhamma sono la consapevolezza e la saggezza. Due qualità della mente o della coscienza, che per fortuna, come tutte le qualità, si possono sviluppare, si possono addestrare. Il Buddha propone un iter di addestramento interiore. Quindi, che bella notizia che abbiamo appena ricevuto. È qualcosa che si impara, nessuno escluso. Così come si impara, immagino, a sciare, io non so sciare, no? O suonare uno strumento musicale, quello sì, o a nuotare, si impara anche questa fine arte della meditazione, che stiamo scoprendo che è questo processo di risvegliarsi da questa confusione fondamentale. Ed è un processo, quindi non è una volta per tutte,
a parte i vari livelli di liberazione, ma ne vengono distinti quattro, soltanto all'ultimo livello vengono sradicati una volta per tutte questi inquinanti. All'inizio vengono indeboliti, poi si lascia perdere, non è che si lascia perdere, un pezzo di una cosa se ne va, eccetera. All'ultimo livello c'è questo sradicamento, finalmente, nella mente e nel cuore del praticante. Viene visto come un liberato. Una volta era stato chiesto al Buddha, ma chissà com'è stata la scenetta, ma comunque la domanda era, ma com'è una mente, un cuore di un liberato? E lui aveva dato una risposta precisissima, non è che aveva in questo caso evaso la domanda, dice, ma guarda, nella mia mente, nel mio cuore sono sempre presenti soltanto quattro stati della mente e cuore, quattro qualità della mente, che sono i quattro illimitabili, si chiamano così, le quattro dimore divine. Noi abbiamo iniziato a praticare una di queste, che è la metta, la benevolenza. Sono quattro dimore divine, sono la metta, la benevolenza, mudita, la gioia compartecipe, cioè la capacità di gioire della buona fortuna di qualcun altro, il che non è assolutamente semplice. Karuna, la capacità di essere compassionevoli, di soffrire, di covibrare con la sofferenza di un altro. E upekkha, l'equanimità. Io amo sempre ricordare che, guardate, queste quattro dimore divine non sono stati emotivi. Non hanno niente a che vedere con tutta la dimensione emotiva, come la intendiamo noi. Sono delle qualità della mente, del cuore. Quindi le affermazioni che spesso si sentono, oh guarda, io sono veramente, tanta compassione, mi muovo sempre tanto, io non posso vedere certe cose. No, quello non ha niente a che fare con quella roba lì. Quella è un io mio che è in preda a uno stato emotivo di un certo tipo e lo identifica in quella maniera lì, ma non si sta parlando di questa cosa. Quindi la mente di un cuore liberato, di un liberato, secondo il Buddha, sono sempre abitati da uno di questi quattro, illimitabili. Perché sradicati sono stati l'avidità, la rabbia e la confusione mentale. Sradicati proprio, non messi in frigorifero. Proprio non ci sono più. E questo genera una modalità relazionale radicalmente diversa dal solito, potremmo dire illuminata, non più contaminata dagli inquinanti, appunto, e compagnia cantante. Le emozioni, dicevamo, questo parte emotiva. Anche linguisticamente ha questa abitudine di mettere sempre un soggetto. Io sono. Io sono tanto emotivo, ad esempio, no? Oppure io sono veramente arrabbiato, o veramente depresso, o veramente felice, chissà cosa vuol dire. Ma c'è sempre questo protagonista. La pratica ci fa vedere, ma non come un atto di fede, ci fa vedere, se pratichiamo, che nella mente e nel cuore sorgono e scompaiono vari stati. Io non sono arrabbiato. Nella mente e nel cuore, date certe cause e condizioni, è sorta la rabbia. Ancora meglio se usiamo un verbo, ma in italiano non suona benissimo. È sorto l'arrabbiarsi? L'inquietarsi, magari, ci piace di più. Perché vedete, non è l'inquietudine che indica un oggetto, qui si sta indicando un processo. È un qualcosa in divenire. Immaginate un atto creativo continuo, con certe caratteristiche. Che possono essere radicalmente diverse tra di loro, ma non è un oggetto, una volta per tutte, no? No, è un processo creativo, mi piace così definirlo così ultimamente.
che sorge date certe cause e certe condizioni. La tradizione buddista è tutto cause e condizioni. Non c'è un soggetto, non c'è un protagonista. Sì, c'è, ma non è vero, mettiamola così. Guardate che non è poco, è questa cosa che viene da cosa? Da quella pratichetta che abbiamo provato a fare questa mattina. Passare da una posizione di completa identificazione. Io sono depresso, o io sono arrabbiato, o io sono al settimo cielo, usando un'immagine della così mistica cristiana, non un atto di fede, ma lo vedi nella pratica che guarda, date certe cause e condizioni, quello lì che mi ha guardato storto nella fila per andare a mangiare, nella mia mente, nel mio cuore è sorta l'irritazione. È una posizione radicalmente diversa, eh? La quantità di sofferenza è già radicalmente ridotta. Poi si vedono ovviamente le caratteristiche, uno vede che questa roba non dura per sempre, e che non è poi così personale come uno pensava, e che è piuttosto sgradevole, dukkha. Non è proprio una meraviglia essere soggetti a quello stato, però è ciò che è. E quindi se non è mio, il problema diminuisce. Eh no, io sono fatto così, ho la mia personalità, bla 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 bla, no? Ma magari no? E se questa personalità fosse anche quella un processo in divenire, che può essere indirizzato da una parte o da un'altra, attraverso un processo educativo, interiore, no? Di addestramento. Il Buddha proponeva questo, eh? Una sorta di rieducazione psicoemotiva, ma non solo, radicale, ecco, insomma, no? Facendo vedere che questa antica convinzione che ci sia qualcuno non sta in piedi da nessuna parte. Quindi immaginate che con questo atto di pratica noi creiamo spazio intorno a qualsiasi cosa venga esperita. Non c'è questa completa identificazione, c'è un oggetto, soggetto, in mezzo c'è questo spazio. E spesso vengono le domande nei colloqui anche, è venuto fuori questo, cosa devo fare? Ma niente. Guardi. Come è fatto? Come si comporta questa roba che è venuta fuori? Osserviamo le tre caratteristiche. Non è così immediata la faccenda, eh? Perché noi siamo abituati, abbiamo delle altre antiche abitudini, che sono quelle di identificarsi, no? Di alimentare quella cosa, pensando che così si diminuisca il disagio, la sofferenza, no? Ma non funziona così. Sia secondo il Buddha, sia secondo la nostra esperienza, non è che dobbiamo credere al Buddha. Il Buddha dice: guarda un po' più da vicino, poi raccontami cosa succede. Con le dovute differenze, è quello che tenta di fare anche l'insegnante durante i colloqui. Ecco, insomma, no? E spesso per antiche abitudini ci viene da dire: ma guarda, ero lì e io ho pensato. E dice, ah, bene, e l'hai visto? Ah, beh, sì, poi guarda. Mi è venuta questa idea, beh, straordinario, ma gli hai messo un'etichetta, hai visto che era pensare quella roba? Comprensibilmente c'è spesso dipinto un punto interrogativo sulla faccia del meditante che sta facendo il colloquio, no? Ma non c'è dolo, ecco, non so come dire, no? È un'antica abitudine e per prendere una nuova abitudine e per iniziare a intuire che ne vale la pena, ci vale l'esperienza, eh? E l'esperienza non la può fare nessuno al posto nostro. Queste sono delle indicazioni, dei suggerimenti, poi noi scopriremo nella nostra pratica, nella nostra vita, se ne vale la pena oppure no. Quindi iniziamo a vedere che noi non siamo l'emozione che stiamo provando,
Certo che la proviamo, ma noi non siamo quello stato emotivo, per forza di cose. Guardate che non è una cosa da poco, è questa. Non è proprio una robetta. E pensate che questo atto mirabolante accade allenandosi a stare con la sensazione della panza che va su e giù. Ah, beh, fantastico. Non è che, ecco, no? Chi l'avrebbe mai detto? Dentro quella roba lì, guardate che c'è tutta la pratica, eh? Lo so, è difficile crederci, infatti non bisogna crederci, bisogna iniziare a sperimentarlo. Pensare, 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 ah, lascio andare, torno a riposare un attimo qua, sentire, sentire, sentire. Poi a furia di guardarla sta roba ti accorgi di un sacco di cose, questa sera ne abbiamo elencate un paio, che il respiro, chi l'avrebbe mai detto, non è poi così mio come pensavo. Non per niente è stato scelto, in certi lignaggi di cui io faccio parte come oggetto principale di presenza. Per Masi Sayadaw, che è quel signore nel ritratto lì con gli occhialoni, oramai scomparso da tanti anni, no? E la scelta era stata fatta apposta. Primo perché è la sensazione che è più onnipresente rispetto a tutte le altre, dal primo respiro all'ultimo. Non ci lascia un attimo, questo amico, quel nostro respiro. E poi lì, secondo Masi Sayadaw, si osservano benissimo le tre caratteristiche universali. È un oggetto particolarmente adatto per vedere le tre vie che indicava il Buddha come vie di liberazione. Vedere che c'è l'impermanenza, che c'è la dolorosità, che c'è il non sé. Non è una scelta fatta a casaccio, eh? No, no. Insomma, c'è una certa brillantezza didattica, bisogna dirlo. Quindi vedete che c'è questo tentativo di costantemente allenarsi a, boh, come potremmo dire, ad assumere un nuovo punto di vista, che è quello dell'osservatore. Invece dell'identificazione, dire, ah, ok, nella mente e nel cuore è sorto questo. Non mi piace, ci mancherebbe altro, io non sto dicendo che ci debba piacere, ma non sono io se assumo questa posizione, no? Creo spazio intorno a questa esperienza. Più spazio c'è, più è gestibile questa roba, eh? Perché se no questa roba in cui io sono completamente identificato mi fa fare quello che vuole lei. Senza che io neanche me ne accorga. Come si dice anche, il linguaggio la dice lunga. Anche in italiano, ero in preda a. Non ero in me, ero in preda alla rabbia, non sapevo quello che facevo. Poi magari ci si pente dopo, no? Ma in quel momento, non solo dal mio punto di vista, ma basta praticare un po', eh? Ad esempio, un atto violento di rabbia. È una nostra incapacità a stare con una sensazione estremamente sgradevole, che di solito è di paura. Allora, per scaricare, no? Perché è sgradevolissimo stare con quella roba lì, do fuori di matto, ad esempio. E poi sviluppo dipendenza rispetto a questa modalità comportamentale, no? Perché comunque, mi dà un attimo di pace rispetto a questa cosa molto più sgradevole che... Sta roba io non la volevo ed è arrivata lo stesso. La paura può essere tante altre cose. Vedete come è fine questo tipo di iter, di percorso? Estremamente raffinato. Estremamente raffinato. Non per sminuire la nostra tradizione psicologica e psicoanalitica, ma noi arranchiamo molto. La nostra tradizione psicologica c'ha 100 anni di storia, eh? E questi sono 2600, che non è che, ecco, c'è una certa differenza, bisogna dirlo. E noi ovviamente, no, ma adesso siamo più
nuove scoperte, eccetera. Anche questo buddismo avrebbe bisogno di una rimodernata un attimo, no? Perché una volta non c'erano queste macchine per fare questi esami e adesso si è visto. Cosa si è visto? Vedi la materia, cosa vuoi vedere? No? Hai ancora questa bizzarra convinzione che la mente sia il cervello, ma non è assolutamente quello. La coscienza non è mica il cervello, no? No? E sono due visioni radicalmente diverse che potremmo definire da un lato la tradizione spirituale, che è appunto spiritualista. Molto facile da ricordare anche. Per una tradizione spiritualista, è la mente o la coscienza che crea la materia. Per una tradizione scientista o pseudoscientifica o materialista è l'esatto contrario. È la materia, ad esempio una struttura cerebrale, che crea la coscienza e o mente, che poi sono milioni che sorgono e scompaiono. Quindi, secondo quella visione, una volta che la base materiale non c'è più, la coscienza non può avere luogo. Stop. Fine. Elettroencefalogramma piatto. È finita. Stacca i cavi. Buonanotte. Secondo la tradizione, ad esempio, del Buddha, non è assolutamente così. È l'esatto contrario. La mente o coscienza, sempre al plurale, ricordiamocelo, perché sono coscienze che sorgono e scompaiono pure loro, menti, che sono, ecco, non sono né personali, né locali, né tantomeno un epifenomeno della materia. No? Vedete che abbiamo due concezioni dell'universo radicalmente diverse, che a volte cocciano un po' con loro, ma anche perché non le sanno queste cose, non so come dire, no, no, no. Sono due che parlano due lingue diverse e facessero un corso di lingua, magari sarebbe utile a tutti quanti, ecco, insomma, così capirebbero meglio, invece di arroccarsi su posizioni per entrambi piuttosto improbabili. Ecco, insomma, no? E allora io questa sera ho parlato tanto e terminerei con una citazione sapienziale. Che viene da quel testo immortale che sono i Peanuts, cioè Charlie Brown e compagnia. È un bellissimo fumetto in cui c'è Snoopy, che non so se guardava al cielo, adesso non me lo ricordo bene, però la vignetta è bellissima, che dice: io non voglio morire, sono troppo giovane per morire, sono troppo me per morire. E con questo io vi auguro una buona passeggiata e ci troviamo alle 9, per la pratica di metta. Grazie.